Ciao ragazzi, volevo fare un veloce unboxing dell'ultimo regalo di Natale che mi è arrivato, che è il Turbo Set 110, perché mi sono accorto che ogni tanto quando gioco a scaldare le cose, il gas, quello già con la miscela pronta della camper, a volte non basta. Io ho questi tre cannelli, quello piccolino della camper, stile quello per fare la crema catalana, che va bene quando si devono fare dei piccoli lavoretti. Questo qui è un po' più grande, che scalda già abbastanza bene. Se andate a cercare nei miei video, ogni tanto in uso lo trovate. E ho deciso di prendere anche questo piccolo cannello non professionale, che contiene la bombola del gas e la bombola di ossigeno, già tutto in un'unica confezione. Bene, andiamo a aprire, vediamo che cosa c'è dentro la scatola. Ecco qua. Allora, vado a tirare fuori, vediamo un po' se c'è. Ah, c'è una scatoletta, poi la apriamo. La bombola del gas. La bombola dell'ossigeno. Questa bisogna stare attenti perché mi sembra che sia in alta pressione. Adesso non so quanti bar, ma è abbastanza spinta come pressione. Poi abbiamo il supporto con indicato gas a sinistra e ossigeno a destra. Il libretto delle istruzioni. E adesso andiamo ad aprire anche la torcia, eccola qua, c'è la torcia con le due valvole, una e due, una chiave per il serraggio delle varie viti. Poi cosa ci abbiamo dentro? Ah, addirittura due stecche per la saldatura, un po' di ugelli, non so se sono di diametri diversi o di ricambio. Beh, bene. Ah, una molla di quelle per, anzi, no, non è la molla, è l'accendino praticamente, c'è la pietra focaia messa lì, che va a sfregare lì contro, e addirittura gli occhiali da saldatore. Quindi diciamo che a parità di prezzo, perché alla fine se ne trovano un mucchio anche a diverso prezzo, questa qui era quella che mi ispirava di più. Vi metto comunque il link in descrizione. Ho montato i due supporti, almeno le bombole stanno nel loro alloggiamento come descritto dalle istruzioni, e ho aperto anche i pacchettini di cosa c'era dentro, così vedete. Allora, queste sono le due bacchette per iniziare a saldare gli ugelli. Direi che sono di diversi diametri, o almeno a occhio sembrano. Direi che ce n'è due per tipo. Non so se c'è scritto qualcosa sopra. Poi ci sono anche delle guarnizioni di ricambio. E questa qui è quella che serve per appunto accendere la torcia senza dover ricorrere a accendini o altre cose. Ho sistemato la torcia perché era montata al contrario. Io poi sono mancino, quindi la devo usare da questa parte, e quindi ho mollato questo dado e ho girato. Allora, quando montate i tubi, assicuratevi che sia sempre tutto chiuso prima di montarli. E io in questo caso adesso aspetterò a montarli, proprio perché, non avendo bisogno di usarla e essendo comunque l'ossigeno in alta pressione, non essendo materiale, diciamo, professionale, ho paura che
ring lì dentro, visto che è nuovo, magari non tiene bene, quindi eviterei di andarlo a montare per evitare di sprecare subito l'ossigeno a vuoto. So che questi piccoli saldatori hanno un po' questo difetto, appunto, di avere l'ossigeno che tende a esaurirsi anche senza che voi lo consumiate. Quindi bisogna montarlo quando serve e basta. Mi sono accorto ora che sulle punte incluse c'è un numero. 1, 2, 3 e 4. Si vede malissimo, ma c'è. E non so bene che differenza ci sia, probabilmente il diametro del foro. Invece quella inclusa già montata ha questo ugello qui, ancora diverso dagli altri. Bene, lo proveremo e poi vi dirò. Gli occhiali non sono scurissimi, vedete che si vede leggermente attraverso. Guardando il neon, ecco che si vede, quindi non sono super mega protettivi, ma meglio così perché sennò non si riuscirebbe a lavorare. E non è un saldatore a elettrodo, quindi non è il caso. E basta. Quindi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e vi farò ancora un altro unboxing appena riesco. Accendo. Di non dare fuoco al telefono, facciamo una fiammina piccola, aumentiamo un pochettino l'ossigeno, inizia a fondere. Vorrei cercare di fare un'unica pepita invece che tante. Non bisogna esagerare perché